L'annuncio era nell'aria da mesi e ha destato stupore solo per la tempistica adottata. Difficile prevedere che a sole 2 settimane dall'insediamento del governo giallorosso che ha contribuito a far nascere Matteo Renzi potesse decidere di abbandonare il PD per fondare un nuovo soggetto politico. Chi invece non è rimasto stupito affatto della mossa dell'ex premier è il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. In questi anni di coabitazione nel centro-sinistra tra i più duri oppositori di Renzi e delle sue politiche, il governatore critica la scelta di abbandonare il PD e ricorda le battaglie portate avanti quando lui era in minoranza nel partito. Qualche tempo fa, di fronte ad una situazione quasi invivibile dentro il Partito Democratico, io, Roberto Speranza, Enrico Rossi della Toscana, diciamo, abbiamo fatto un percorso che poi ha portato Enrico e Roberto fuori dal Partito Democratico. Ed io ad un certo punto, nonostante fossi bersagliato quotidianamente, soprattutto perché proponevo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, decisi di rimanere nel PD, decisi di fare le primarie contro Renzi. Era ovviamente una sfida impossibile, però pur di tenere unito il partito ed evitare conseguenze negative all'Italia e al Partito Democratico, io ho fatto pure le primarie. Dopodiché, sinceramente, però capisco che ogni volta che fa un gesto buono, e sicuramente è stata una buona cosa il contributo che Renzi ha dato alla costruzione di questo governo, poi è più forte di lui, ne fa sempre uno al contrario. Troppo presto per valutare quali ripercussioni sul centro-sinistra pugliese avrà la nascita del nuovo soggetto politico di Renzi, dove al momento sono certe le adesioni solo del ministro Teresa Bellanova e del presidente del Consiglio Comunale di Trani Fabrizio Ferrante. Secondo Emiliano non ci saranno riverberi sul PD pugliese e neanche sulle elezioni regionali del 2020. La struttura del PD pugliese non credo che verrà, diciamo, interessata da questa scissione. Poi ci sono singole personalità che, insomma, diciamo, però non spostano la struttura del partito e del centro-sinistra. Quindi non sono preoccupato, io non sono affatto preoccupato delle conseguenze pratiche per il PD, sono preoccupato per il clima. C'era un clima positivo, di cose belle, di cose che stavano crescendo, di italiani che si stavano unendo, stavano superando le difficoltà, le differenze, avevano smesso di insultarsi. Quindi era il momento più sbagliato per fare una scissione. Però, ripeto, non c'è niente da fare. Io ormai ho un quadro chiaro anche della personalità di Matteo. Ripeto, cercheremo di volergli bene comunque. Non è facile, ma ci riusciremo.